Da poco abbiamo intervistato il gruppo cinofilo di Gualdo Cattaneo, che proprio ci ha detto che in Umbria non esiste un campo macerie di addestramento per i loro cani. Ci sono solo dei campi macerie dove si allenano i vigili del fuoco, ma ovviamente i gruppi cinofili della Protezione Civile non vi possono accedere. E sappiamo anche che qui a Gualdo Cattaneo c'era un progetto di realizzare un campo macerie, è giusto? Beh, sì, direi di sì, perché la verità è che qualche mese fa, da un'iniziativa assunta dal gruppo comunale di protezione civile di Gualdo Cattaneo, appunto Gualdo Cattaneo 2010 denominato, e condiviso dall'amministrazione comunale, abbiamo deciso di coinvolgere l'imprenditore Francesco Angelelli e quindi il Parco Acquarossa, che è un'area importante, diciamo centrale nel territorio del comune di Gualdo Cattaneo, cercando di condividere con il privato, tra l'altro in una zona vocata e destinata, per quanto riguarda la pianificazione, a zona di protezione civile, l'opportunità di ragionare attraverso un intervento misto pubblico-privato sulla realizzazione di un impianto, appunto un campo addestramento macerie, che manca in Umbria, manca nella nostra regione e potrebbe costituire un servizio importante per la stessa, per tutti i gruppi comunali, provinciali e regionali di protezione civile. Sentiamo proprio cosa ci ha detto Italia Pasquini del gruppo cinofilo di Gualdo Cattaneo in merito al loro allenamento sulle macerie. Siamo un gruppo che vuole crescere e quindi ci siamo dati un altro obiettivo, quello di provare a lavorare anche su macerie, perché l'Umbria purtroppo e paradossalmente non ha campi macerie per i volontari quando è una terra estremamente a rischio, no? Terremoti. E quindi abbiamo detto se come Maometto non viene alla montagna, montagna vada a Maometto o viceversa e noi andremo fuori dall'Umbria in qualche campo macerie per tentare anche questo cammino. Allora, noi come Mia invece faremo i dovuti appelli per cercare di darvi una mano nel creare i campi per la ricerca sotto le macerie. Sarebbe un dono da condividere poi con tutti i gruppi dell'Umbria, cioè avere un campo macerie fisicamente in un luogo che può essere Gualdo piuttosto che Perugia, piuttosto che Todi, piuttosto che Terni, ma poter mettere a disposizione un campo macerie per rendere poi utili i nostri cani in caso di macerie e intervenire a quel punto non solo in Umbria, ma in Italia e in Europa e nel mondo. Questo è il nostro intento, siamo un po' ambiziosi. Quindi per il comune di Gualdo Cattaneo sarebbe un problema realizzare qui un campo macerie? Assolutamente no, va preparato un progetto, va verificata la fattibilità, chiaramente in primis urbanistica e poi anche chiaramente la disponibilità del privato ad attuarla, e poi resta la convinzione, forse forte, io ho reso partecipe anche il presidente della regione, Catiuscia Marini, sull'opportunità di lavorare su questo percorso, di farlo in questo nostro territorio che comunque resta centrale per la regione Umbria e quindi potrebbe essere un luogo facilmente accessibile da tutti i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, quindi potrebbe diventare veramente un fiore all'occhiello per il territorio ma anche per la nostra regione. Perché a noi ci è sembrato strano, proprio un territorio sismico come l'Umbria, che non avesse un campo macerie dove poter far addestrare la propria protezione civile o i propri volontari che in questo territorio potrebbero portare in caso, speriamo no, ma di calamità una grossa mano. Quello che dice lei lo condivido anche perché è l'esperienza nazionale, se vogliamo, storica della protezione civile nel nostro paese che è stata scoperta o riscoperta, affermata come funzione importante di governo e amministrativa proprio a seguito delle tante catastrofi che hanno interessato il nostro paese. Quindi oggi sappiamo che la prevenzione, la formazione, la preparazione dei volontari che assistono le amministrazioni comunali e animano questi gruppi comunali di protezione civile diventa senz'altro un fattore determinante per poter fronteggiare poi le emergenze allorquando si verificano. Quindi noi ci prendiamo carico, sindaco. Noi troveremo il privato, troveremo il progetto,
E voi? Tutto quello che dovremmo fare, però dateci una mano anche a trovare un po' di sponsor, perché comunque diciamo che al di là della disponibilità di Angelelli e della buona volontà del comune, resta il fatto che comunque è un progetto sul quale secondo me parecchie forze e energie private possono coinvolgere e devono coinvolgere per il nostro futuro e per il bene della nostra regione. Restringiamoci la mano. Arrivederci.